Questo video lo sto preparando da settimane e lo dedico all'amico Alessandro Girola dell'Os Boys, canale che vi invito a seguire e di cui vi lascio il link in descrizione, che scrive spesso massime citazioni prese o ispirate alla scuola di Occhuto. E all'amico Umberto, che anche lui ha citato recentemente Ogden O'Ken nei suoi video, link al suo canale in descrizione. Comunque, questo non sarà un video prettamente su Ogden O'Ken, non nel senso classico perlomeno. Quindi non sarà un mini saggio sulla storia della divina scuola di Occhuto del suo successore. Esiste già talmente tanto materiale scritto sotto forma di video che ci sarebbe poco da aggiungere. Ma vista l'epoca in cui viviamo, perché non fare un esempio di cosa deve evitare un autore per non cadere nel tranello della Mary Sue usando Kenshiro? Perché Kenshiro non è una Mary Sue e oggi proverò a dirvi il perché. Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Le Mary Sue sono ovunque oggigiorno, uscite dal mondo delle fanfiction e trasportate in quello dell'intrattenimento convenzionale e invadendo in questi ultimi anni buona parte del cinema e dei serial mainstream. Ma a volte non sono così facilmente riconoscibili dal pubblico generalista, a volte ci sono dei falsi positivi da parte invece del pubblico più pignolo, ma altrettanto spesso viene negato il riconoscimento di un personaggio come tale. Ah, e prima di partire smentiamo subito una sciocchezza che mi è capitato di leggere. Non è un fenomeno unicamente femminile, perché esiste la controparte maschile, il Gary Stu o Marty Stu. Quindi no, l'accusa di misoginia, quando si parla di Mary Sue, la mettiamo subito in cantina, giusto dove deve stare, ok? La Mary Sue come archetipo dovremmo conoscerla tutti a grande linea, no? Nato come parodia, questo personaggio apparve ormai 50 anni fa su una fanzine, in un racconto dell'universo di Star Trek. Per sommi capi, la Mary Sue è di solito una trasposizione inconscia o non dell'autore o dell'autrice, che inserisce un modello ideale di se stessa come protagonista della storia che sta scrivendo. Ciò succedeva nelle fanfiction e finché rimaneva in quel mondo, male non faceva. Come dicevo, la Mary Sue o il Gary Stu, Marty Stu, ci siamo capiti, è un personaggio di bell'aspetto, enorme carisma, capace di affascinare e farsi voler bene già da tutti al primo incontro, dalle doti innate superiori a qualsiasi altro nella storia, e che generalmente non ha bisogno di molti tentativi per riuscire in qualcosa. Anzi, di solito riesce tutto al primo colpo. E se di fronte a delle prove non è mai davvero in difficoltà e al massimo retrocedi di un passo per poi avanzarne tre. La Mary Sue, soprattutto in questi ultimi anni, ha un comportamento verso gli altri, anche i compagni di avventura, al limite della spocchia e dell'arroganza, trattandoli tutti come ebeti, e nei casi più estremi, maltrattandoli e insultandoli. E parlando dei comprimari, di solito sono bidimensionali, inferiori, inutili al fine della storia, se non come leva per far risaltare la Mary Sue. Se avessero una personalità complessa, sfaccettata e fossero in possesso a loro volta di talenti utili, rischierebbero di eclissare la Mary Sue, no? La loro unica dote è di essere lì per complimentarsi in continuazione con la Mary Sue, essere usati come comic relief e poco altro. Insomma, se vedete un personaggio, maschio o femmina che sia, che viene amato da tutti al primo colpo, che ha doti e talenti superiori a tutti, senza che ciò venga giustificato in qualche modo, ma unicamente perché sì, se è sempre al centro di ogni situazione, se è circondato da personaggi cartoncino che lo idolatrano, se il fallimento è solo accennato e non si compie mai impedendo che ci sia un arco di crescita del personaggio, tanto che pare non ne abbia bisogno, beh, forse siete davanti a una Mary Sue. E allora, Kenshiro è una Mary Sue come qualcuno chiede su Reddit e altri luoghi simili? Computer says no. Ed ecco il perché, secondo la mia opinione. La storia di Kenshiro, il successore della divina scuola di Occhuto, Octo Shinken, è stata soggetta a diverse retcon negli anni. Uscendo episodi su Shonen Jump e vedendone il successo, è stato naturale che Brunson abbia dovuto allargare, aggiungere e aggiustare la storia che aveva in mente all'inizio. Per questo sono successivamente nate altre scuole di arti marziali, compresa una seconda Occhuto, arrivando ad aggiungerne altre tre nell'opera prequel, Soten no Ken, e a dare un'origine diversa persino a Nanto. Ma non siamo qui a parlare di Soten no Ken e delle retcon fatte da Brunson negli anni, bensì di Kenshiro.
Kenshiro partiva da un fallimento che gli era costato caro, venendo sconfitto da un suo grande amico, Shin, e perdendo lo stesso tempo Yuria, in Italia Giulia, e il suddetto amico. Non è di certo un inizio da Mary Sue, perché Ken, nonostante successivamente venga indicato come successore designato dell'Octo Shinken, non è stato in grado di affrontare un guerriero di un'altra scuola. Durante la storia lo vedremo in futuri flashback dove ce lo mostrano come un combattente capace, ma nello scontro contro Shin scopriamo che non è all'altezza e viene brutalmente sconfitto. E perché? Shin dice che Kenshiro non ha una motivazione, ma anche di qualcosa che invece lui ha abbracciato, quell'ambizione e coscienza che nel mondo post-atomico o sei il predatore o sei preda. Buron Son ci spiegherà negli anni che ci sono anche altri motivi, uno dei quali ha a che fare proprio con la natura dell'Octo Shinken, la forma d'arte marziale più letale ma che richiede sempre un sacrificio per evolvere e riuscire a fronteggiare l'avversario. Per farla breve, Kenshiro era, all'epoca dello scontro con Shin, in grado di combattere contro discepoli della sua stessa scuola, ma non con quelli di altre, perché l'Octo Shinken si basa sull'apprendere la tecnica del nemico ed elaborare una controffensiva solo durante o dopo lo scontro. Kenshiro insomma può battere un nemico di alto livello solo dopo aver subito le tecniche avversarie. E non è la cosa più comoda del mondo, eh? Ed è lo stesso motivo che ha portato Rao a imprigionare i maestri di altre discipline a Cassandra. Battendosi con loro, apprendeva altre discipline, avvicinandosi sempre di più alla conquista del cielo. Le altre forme di Okuto, compresa la temibile Octo Ryuken, conosciuto qui da noi come la gemma di Okuto o Okuto Gemini, non hanno questa particolarità e per questo hanno come unica via d'uscita, per sconfiggere Ken, Rao e Toki, quello di finire subito l'avversario. L'errore di Kaio, se ve lo ricordate, è stato quello di lasciare in vita Kenshiro, limitandosi a crocifiggerlo sull'Orsa Maggiore. Quindi, riassumendo, la storia di Kenshiro parte da quello che è forse il suo più grande fallimento, perdendo un amico e la donna della sua vita, evento che cambierà radicalmente il suo destino e lo porterà sulla strada che conosciamo. Kenshiro è in grado di fronteggiare nemici basici senza sforzo, ma per poter superare ostacoli maggiori, tipo quelli rappresentati da maestri di altre discipline, deve rischiare. Rischiare per applicare la tecnica più importante dell'Octo Shinken. Ci riesce sempre? No, e a volte viene salvato o gli viene impedito di combattere uno scontro per cui non è pronto. A volte ha preso decisioni avventate, come quando ha preferito cercare di battere Rao dentro il palazzo di Nanto, invece di raggiungere Yuria e fuggire con lei. Kenshiro è fallace, Kenshiro ha bisogno degli altri, come vedremo nel prossimo capitolo. Vi faccio una domanda, mi rivolgo a tutti quelli della mia generazione che vide Kenshiro sulle reti private negli anni 80 e 90, gli stessi che credo si siano precipitati con me a comprare i numeri di zero della granata in edicola, ma anche tutti quelli che hanno scoperto successivamente Kenshiro magari attraverso gli anime o manga. Quando incontrate qualcuno e Kenshiro compare nel discorso, chi si cita sempre? Vi do qualche secondo per pensarci, siate onesti. Ok, da mia esperienza personale sono quasi certo che la maggior parte di voi si è resa conto che vengono sempre citati personaggi comprimari. Se facessimo un sondaggio, credo che i più gettonati siano Rei, Toki, Giuza e Souther, seguiti da altri tipo Rao, Fudo e via dicendo. Kenshiro sarà pure il protagonista della storia, ma sicuramente meno fascino degli altri verso il pubblico. È taciturno e soprattutto nelle prime stagioni abbastanza anonimo dal punto di vista del design. Sì, lo sappiamo che è un mix tra Bruce Lee e Max Rokatansky e successivamente Tetsuhara prenderà anche spunto da Stallone, ma di fronte agli altri scompare un po' come carisma. Pensiamo a Toki, con la sua figura messianica, con la sua calma, con lo sguardo che sembra vedere già l'aldilà. Pensiamo a Rei, con la sua tecnica elegante, la personalità che matura durante la storia, Giuse delle nuvole che non ha bisogno di presentazioni così come Souther. Forse l'avversario più temibile è che è rimasto impresso tutti più di Rao Kaio, e li ricordiamo tutti, anche quelli apparsi per pochi numeri o episodi. Scommetto che vi ricordate persino Raiga e Fuga di Cassandra. I comprimari, gli avversari, persino Bartelin... ok, magari questi due, ecco... Servono, sono da parte integrante della storia, sono indispensabili. Senza di loro, e con il solo Kenshiro, credo che il successo non sarebbe stato lo stesso, perché, mi ripeto, Kenshiro di per sé è un personaggio che non brilla da solo, anche se ha la sua costruzione e scrittura, ma riesce a brillare perché è circondato da stelle spesso più luminose di lui. Buron Son e Ara si sono concentrati sull'inserire personaggi memorabili, con storie tragiche e finali tragici, ma che hanno sempre lasciato un segno,
persino Ain, ragazzi, Ain. Vi ricordate l'ultima parola di Aska mentre Dry Your Tears le accompagna? Questi particolari, questi dialoghi, questi archi narrativi unici dedicati a ogni personaggio che accompagnano Kenshiro nel suo viaggio rendono manga e anime un'esperienza che una volta fatta ci segue per la vita e ci spinge a tramandarle alle altre generazioni. Quindi no, Kenshiro non può essere un Gary Stu, una Mary Sue, quello che è, perché parte da un fallimento, rischia la vita ogni volta che deve battere un avversario, perde la sua donna, gli amici, è dato per morto almeno un paio di volte ed è circondato da compagni e avversari dal carisma superiore al suo, e che ricordiamo nei nostri discorsi più di lui. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ah, e anche se sapete che fine abbia fatto pelle il cane di Lin. Grazie per essere rimasti fino qui, e se vi è piaciuto questo video, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima. Perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Omae wa mou shindeiru. Nani?